facile l'ha combattuta, sacrificando la vita. Mitologica senza pietà, gli antichi greci adoravano i dei. Dissi, facendo una preghiera a trampolino, dissi che per 5 anni qualsiasi cosa sarebbe successa e se avessimo fatto parte ancora della festa dei Gigi, la paranza orgognolana avrebbe trasportato la barca. È stata una promessa fatta per non per i 5 anni, non ha nessun motivo il tempo, era semplicemente un piccolo legame che mi doveva unire alla festa, al santo e a quello che poi è il suo simbolo. La custodisco gelosamente. Per me, dissi, l'ultima cosa dell'anno scorso non sarà mai un addio, ma è solo un arrivederci. Ed è spensieratezza, è veramente amore. La barca ti dà quel senso di protezione che, ti dico barca perché non l'ho mai provato con un giglio. Stenti un po', ma non stenti come prestazione, la prestazione per me resta sempre l'ultima cosa, anche perché è sempre il frutto di quello che tu riesci a mettere a 360 gradi nella giornata di festa. Se c'è aggregazione, se c'è divertimento, se c'è entusiasmo, la prestazione non potrà mai essere negativa. Poi ovviamente bisogna sempre andare a valutare quali sono i canoni, i parametri di valutazione. Di cose, e l'idea era quella di alzare, arrivare alla Caparossa e tentare di girare. Se nel caso non avessimo avuto questa capacità, tranquillamente si posava 3 barre e si faceva la prestazione, la girata e quant'altro. Alziamo dalla Farmacia Scala molto con passo molto cadenzato, molto lento. Alla fine vidi che all'altezza di D'Amore, arrivata alla Caparossa, preso spazio, prendendo coraggio man mano che ogni passo che facevamo, c'è stato poco da fare, si gira saltellando sulla mia sinistra per forza, e da lì si è acceso, diciamo, quella piccola fiamma di orgoglio, quella piccola fiamma di capacità di dire che ci siamo anche noi. E penso che sia stato uno dei punti dove mi ha reso fiero, mi ha reso orgoglioso, mi ha fatto gonfiare il petto.